Ciao a tutti, oggi consigli cinematografici, perché ho deciso di consigliarvi 20 film splendidi che potete trovare su Amazon Prime Video. Ho già fatto dei video analoghi dove vi consigliavo appunto film che potete vedere sulla piattaforma. Ci tengo a precisare che non sono video sponsorizzati né tantomeno questo, semplicemente io trovo che il catalogo di Amazon Prime sia molto ricco per quanto riguarda le scelte cinematografiche e mi faceva piacere condividere con voi le chicche che si possono trovare. Se invece avete richieste riguardo ad altre piattaforme streaming, non esitate a chiedermi. E soprattutto ho voluto fare un nuovo episodio perché il catalogo appunto è molto vasto e in secondo luogo viene costantemente aggiornato e alcuni dei consigli che ho dato nei vecchi video potrebbero non essere più presenti, perché una grande dramma è quando cancellano effettivamente i film dal catalogo in generale. E quindi niente, ecco un aggiornamento, avrete l'imbarazzo della scelta. Partiamo subito. Un film che ho adorato, che tra l'altro ho visto direttamente sulla piattaforma, è stato aggiunto di recente, da tempo volevo vederlo e ne ho approfittato, è assolutamente Knives Out, Cena con delitto. Io l'ho adorato, bellissimo. Se vi piacciono i thriller, in particolar modo i gialli classici, cioè il classico whodunit, quei film costruiti attorno ai delitti e devi un po' tirare le fila alla scoperta dell'assassino, questo non dovete assolutamente lasciarvelo perdere. Amate Agatha Christie, questo film fa per voi. È appunto un film veramente tesissimo, molto ben scritto e costruito, che ruota attorno alla misteriosa morte di un famoso scrittore, circondato da una famiglia senza scrupoli che punta all'eredità. La trama sembra classicissima e in realtà, ripeto, il film è veramente ben costruito. Sin dai primi momenti offre dei dettagli a cui fare attenzione e se lo spettatore è attivo riuscirà effettivamente a tirare le fila che sono magnificamente costruite all'interno del film. Gli attori poi tra l'altro sono eccezionali, abbiamo un cast di tutto rispetto, tra cui spiccano sicuramente Daniel Craig nel ruolo dell'investigatore, una splendida Jamie Lee Curtis sempre divina e tra l'altro un ottimo Chris Evans nel ruolo un po' del bad boy della famiglia in sostanza. Bello, 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 ve lo consiglio. Su Amazon Prime poi è arrivato finalmente un po' di cinema d'autore, anche un po' classico, e quindi in particolar modo vi consiglio i film di Ingmar Bergman, di cui appunto ne cito due. Uno è Fanny Alexander, che diciamo è un film di 5 ore, quindi comunque dovete avere un bel po' di tempo a disposizione, ma saranno decisamente 5 ore ben spese. Si tratta di uno dei massimi capolavori del regista svedese, dove tra l'altro viene tracciata a livello storico-umano la poetica dell'autore in tutta la sua profondità. Ma vi consiglio anche, soprattutto se non avete mai visto nulla di Bergman in precedenza, Il posto delle fragole, considerato da molti come il suo film cult per eccellenza insieme al Settimo sigillo. Se devo essere sincero, io preferisco il Bergman quando entra nel torbido della psiche umana. Penso ad esempio a Sussurri e grida, a Persona o ancora a L'ora del lupo, che è il mio Bergman preferito. Però anche laddove registra, diciamo, dei film apparentemente più semplici, quando in realtà semplici non lo sono, è comunque garanzia di qualità. Il posto delle fragole in particolar modo indaga il tema della fede e dell'assenza di fede. È uno scontro effettivo tra questi due mondi, due filosofie, due modi diversi di vedere effettivamente la vita. Non a caso il film, il cinema di Bergman ruota molto spesso attorno all'essenza di Dio, insieme appunto all'indagine dei lati anche più oscuri della psiche umana. Quindi approfittatene, recuperateli, perché sono degli eccellenti film di un eccellente regista, appunto. Vi segnalo anche la presenza di un vero e proprio gioiello, Taxi Tehran. Taxi Tehran è un regista di Jafar, è un film di Jafar Panahi, regista iraniano che a me piace tantissimo, esponente della new wave iraniana contemporanea, e Taxi Tehran diciamo che è un inno d'amore per il cinema e soprattutto è un inno contro la censura a favore della libera espressione. Infatti Panahi ha avuto parecchi problemi per precedenti film con il governo, la dittatura del suo paese. Nei suoi film precedenti, pensiamo al Cerchio, Offside, ha molto spesso trattato temi di carattere sociale, molto spesso mettendo in discussione alcune realtà effettive in Iran. In particolar modo Panahi offre grandissimo sostegno alle donne
trattando molto spesso l'ardito tema dell'emancipazione femminile in un paese come l'Iran, dove effettivamente la disparità di genere è decisamente un problema. L'ha affrontato ad esempio in Offside, che è un film molto bello che vi consiglio, dove appunto delle tifose decidono di recarsi allo stadio vestite da uomini semplicemente per poterla vedere la partita della loro squadra del cuore. E diciamo che questi film hanno effettivamente causato dei problemi a Panay, perché sono dei film di denuncia in un certo senso. È quindi stato proibito al regista di fare altri film, ma questo non l'ha impedito assolutamente di dedicarsi alla sua arte. E quindi Taxi Tehran nasce con questo intento. Ufficialmente Panay lavora come tassista, nasconde però una cinepresa all'interno del suo taxi e gira un film sostanzialmente in modo illegale. E in questo film, che è a metà tra documentario e fiction, lui mostra in un certo senso tutte le sfaccettature delle diverse tipologie di persone che abitano effettivamente la capitale iraniana. Ancora ci parla delle problematiche legate ai diritti delle donne, o ancora a cosa significa essere anziani sotto il regime iraniano, o ancora parla di classismo. Quindi temi che effettivamente sono ancora scomodi per il suo paese, però raccontati con questa leggerezza. La cosa bella del cinema di Panay è che comunque non è un cinema d'autore pesante, non sono i cosiddetti pacchi polacchi, sono dei film assolutamente godibili, perché comunque sono leggeri, sono freschi e allo stesso tempo riescono veramente ad arrivare a un ampio pubblico, parlando comunque di temi di un certo rilievo. Quindi Taxi Tehran, veramente non perdetelo, perché merita assolutamente. Per chi ama invece, diciamo, i film un po' più gotici, un po' più dark, vi segnalo che sulla piattaforma è presente Il Nascondiglio, che è un film di Pupi Avati. Pupi Avati molto spesso viene ricordato per i suoi film di carattere drammatico, tuttavia non dimentichiamo che il regista italiano è nato praticamente con l'horror di carattere gotico in realtà. Pensiamo ad esempio al cult La casa dalle finestre che ridono. E diciamo che nel 2007 lui riaffronta il genere per la quale ha comunque sempre unito la sua passione, appunto per l'horror, per il macabro, il gotico, con Il Nascondiglio. Il Nascondiglio non è un film horror classico, diciamo che è uno di quei film più tendenti al mystery, al thriller, che però ha questo andamento molto misterioso, soprattutto legato all'ambiente. L'ambiente appunto è quella di questa vecchia magione quasi ottocentesca che nasconde un segreto. È un film molto raffinato e se vi piacciono i film un po' misteriosi non lasciatevelo scappare. Poi, vabbè, cambiando totalmente genere, puntando su un classico della commedia all'italiana, vi segnalo che è presente appunto la saga di Fantozzi, quindi imperdibile, soprattutto i primi due in realtà. Se devo dirvi quale film guardare, vabbè, nel senso, se non avete mai visto nessun film di Fantozzi, che io reputo geniali e molto avanti coi tempi, vi dico partite dal primo naturalmente, però il mio preferito è il secondo Tragico Fantozzi, film divertente, che tratta di un sacco di problematiche a carattere sociale in modo molto intelligente, in particolar modo il mobbing, il classismo, le problematiche effettive dell'uomo medio, se vogliamo, anzi l'uomo fantozziano, un po' sfigato se vogliamo. Qui tra l'altro è contenuta la celebre iconica scena della corazzata Potemkin, che non è una cagata pazzesca, ma nonostante ciò, per dire questa cosa, Ugo Fantozzi riceve 92 minuti di applausi, e quindi se l'avete visto, ottima occasione per rirecuperarlo come ho fatto io. Sempre rimanendo in Italia, da guardare assolutamente Il Vizietto, è una commedia molto divertente che tratta, diciamo, temi legati all'omosessualità, ma anche soprattutto al pregiudizio della società riguardo a ciò che viene considerato diverso. È un film veramente ben scritto, soprattutto considerando l'epoca in cui è stato realizzato. Siamo negli anni 70 comunque, e il tema è veramente raccontato bene e decisamente in modo molto più contemporaneo rispetto a tanti film sul
tema che escono oggi. Meravigliosamente interpretato, tra l'altro, tra cui, vabbè, un iconico Ugo Tognazzi, ma comunque stiamo parlando veramente di un film divertente e allo stesso tempo realmente intelligente. Rimanendo sul cinema d'autore, invece, sappiate che sulla piattaforma ci sono diversi film dell'iconico regista spagnolo Luis Buñuel. Io in particolar modo ho recuperato un film, uno dei pochi film che mi mancavano della sua filmografia, e ci tengo a consigliarlo anche a voi. È Estasi di un delitto. È un film del 1955 che, diciamo, è a cavallo tra il thriller e la commedia nera, se vogliamo. La storia, che comunque è fondamentalmente buñueliana, nel senso che Buñuel viene spesso associato al surrealismo perché è effettivamente fatto parte di quel movimento, ma soprattutto per il carattere onirico e surreale delle sue opere. E diciamo che lo spunto di questo film è effettivamente bizzarro. È la storia di un uomo ossessionato dal suono di un carillon che lo porta effettivamente ad uccidere vittime innocenti, ok? In realtà il film segue un percorso di commedia nera, non segue un percorso di thriller psicologico. È un film piuttosto bizzarro, abbastanza, tra virgolette, normale rispetto ad altri film cult del regista, tra cui L'angelo sterminatore, Il fascino discreto della borghesia, La via lattea. Ok, non è un film estremamente folle, però comunque ve lo consiglio. Decisamente anche questo è invecchiato molto bene, ma stiamo parlando comunque di un regista enorme. E a proposito di registi enormi, Orson Welles, cioè uno dei massimi maestri del cinema, su Amazon Prime c'è Quarto potere, che non necessiterebbe presentazioni. Stiamo parlando di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, uno dei ritratti umani più belli mai rappresentati su schermo. Quindi guardatelo, punto. E se l'avete già visto, riguardatelo, perché merita. Passando invece al cinema contemporaneo, ma rimanendo sempre nel mondo del cinema d'autore, recuperate assolutamente questo film chiamato Play. È un film svedese. Il regista è lo stesso di Forza Maggiore e soprattutto di The Square, che probabilmente alcuni di voi conosceranno perché ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e ha avuto molto successo anche in Italia. Play è uno dei suoi primi film e secondo me racconta il tema del bullismo in modo veramente inedito e originale. È un film comunque che caratterizzato dallo stile freddo di Östlund, che è appunto il regista, e attraverso il bullismo, naturalmente, il tema del bullismo in età preadolescenziale, con questa storia dal sapore quasi thriller di due ragazzini che vengono privati del loro telefono, in questo gioco psicologico veramente dotato anche di una fredda suspense. Attraverso questa storia Östlund in realtà racconta anche temi legati all'integrazione, il razzismo, e lo fa in modo veramente originale, senza perbenismo, senza retorica, in modo chiaro, efficace e senza rinunciare a che quella punta di humor un po' nero che caratterizza ad esempio il suo cinema. Se avete visto The Square sicuramente capirete qual è il mood del regista, nel senso che ha questo stile molto distaccato, ma allo stesso tempo non rinuncia a quel bizzarro humor tipicamente nordico. Quindi recuperatelo, rimanendo sempre in bizzarre commedie e non commedie, recuperate anche Vi presento Tony Erdmann, bellissimo film della regista tedesca Maren Ade. È un film che racconta il rapporto padre-figlia in modo estremamente originale, anche in questo caso. La protagonista è appunto una businesswoman in carriera, estremamente cupa, ligia al dovere, che ha, diciamo, perso la voglia di divertirsi, la voglia di prendere la vita in modo più leggero. E suo padre invece è esattamente il contrario, nel senso che è un uomo che, pur essendo avanti con l'età, ama fare dispetti, gli scherzi, fa scherzi continui alla figlia per farle tornare il buon umore, in un certo senso. È una storia che viene raccontata un po' come se fosse l'incontro tra Wim Wenders e Ozu, per il modo in cui viene trattata la famiglia, soprattutto in Ozu, e Wim Wenders me l'ha ricordato un po' dal punto di vista stilistico, no? Però un incontro sotto quantità impressionante di barbiturici, cioè prendete questi due registi e veramente fateli ubriacare e ne uscirà questo film, il che significa naturalmente che stiamo parlando di un film veramente, veramente da non perdere.
Poi, qua io sto, devo ammettere, sto seguendo una lista sul PC che è qua sotto ed è uscito ovviamente lo schermo nero, quindi è per quello che ho tergiversato. Comunque, recuperate anche Irreversible. Attenzione, Irreversible è un film tosto, quindi se siete deboli di cuore e soprattutto se alcune tematiche vi danno fastidio, non guardatelo assolutamente. Il regista è Gaspar Noé, che è lo stesso regista di Love su Netflix. Molti di voi dicono che Love sia un film trash, probabilmente per lo spirito ardito. Ecco, non lo è, nel senso, poi se volete ne parliamo. Però comunque Gaspar Noé è un signor regista. È vero, ha i suoi detrattori. Io stesso non ho apprezzato alcuni suoi film, ad esempio Love a me non è piaciuto, ma non lo ritengo trash. Non mi è neanche convinto così tanto l'ultimo climax, ma Irreversible è un ottimo film. È sostanzialmente la storia di una vendetta. I protagonisti sono Vincent Cassel e Monica Bellucci, appunto una coppia di innamorati, dove però purtroppo succede qualcosa alla protagonista. E il film è effettivamente il viaggio del protagonista maschile nel vendicare effettivamente la sua amata. Ok, la cosa interessante di questo film che è girato in reverse, cioè parte dalla fine e arriva all'inizio. È una storia che raccontata in questo modo è veramente vincente, perché se fosse raccontata in modo lineare perderebbe tutta la sua forza. In reverse invece ci consente, in un certo senso, di scoprire subito chi è il colpevole, ma guardando la storia al contrario noi capiamo che probabilmente il colpevole potrebbe non essere così semplice da scovare. È una riflessione effettivamente sul tempo, in generale, a partire dalla scelta di destrutturare il tempo e dalla frase iniziale "il tempo distrugge ogni cosa", ma soprattutto è un film sull'inutilità della vendetta, l'inutilità della violenza. Veramente, veramente bello. Alcuni critici lo definiscono robaccia per il suo spirito molto estremo, molto in your face, però secondo me merita, bisogna abbandonare un po' il pregiudizio. Però è un film tosto, è un film veramente tosto, quindi se siete sensibili alla violenza e ad altre tematiche che non vi sto troppo a dire, vi dico, ecco, andateci con le pinze. Per tutti gli altri invece, secondo me, è una visione che merita. Abbiamo citato invece prima Wim Wenders e quindi poche parole perché è un film cult, vi dico solo che su Amazon Prime c'è Paris, Texas, film cult assoluto, ci sarebbe anche Il cielo sopra Berlino, io ho sempre preferito Paris, Texas, però ecco, sappiate che c'è, quindi recuperatelo. E a tal proposito, nel senso rimanendo un po' nel territorio cinema d'autore perché ci piace, vi segnalo anche un film molto bello, se non erro irlandese, che si intitola Magdalena, che è una storia struggente, anche molto dolorosa a livello psicologico, su queste ragazze in questa sorta di convento che pare un inferno. È una storia tra l'altro veramente accaduta ed è raccontata effettivamente con un'intensità tale da distruggere. Cioè, se voi amate queste storie un po' al limite umano, ma che allo stesso tempo veramente vi colpiscono allo stomaco, vi colpiscono nelle emozioni, questo film fa per voi. A me aveva distrutto. Ovviamente dovete essere una giornata abbastanza in mood, diciamo, però bellissimo film, davvero. C'è anche Antonioni, io ve lo ricordo sempre, uno dei miei registi preferiti. Visto che forse vi avevo già citato L'avventura come consiglio cinematografico, perché non recuperarsi La notte? La notte è un bellissimo film, non è tra i miei preferiti del regista, ma comunque merita. Cioè, una volta che si è visto L'avventura, Blow Up, Il deserto rosso, L'eclisse soprattutto, che è capolavoro assoluto, Professione reporter, La notte è un passo obbligato e quindi recuperatelo. C'è anche il bellissimo film Picnic ad Hanging Rock. Picnic ad Hanging Rock è un film estremamente misterioso e affascinante. La storia di questo gruppo di ragazze che si perde e scompare misteriosamente durante una gita scolastica. Tratto da un romanzo che devo ancora leggere, il film invece rimane impresso. È estremamente poetico, delicato, ma anche questo sottile, in un certo senso, strato effettivo di mistero, di ambiguità, ed è una cosa che a me piace tantissimo nei film. Se cercate invece un film intelligente, ma comunque
abbastanza, diciamo, adatto a momenti di buon umore, diciamo, vi consiglio Before Midnight. Before Midnight è bellissimo. È il terzo capitolo della trilogia di Richard Linklater dedicata all'amore, anzi all'età dell'amore, che è composta da Prima dell'alba, Before Sunset e si conclude appunto con Before Midnight. La scelta geniale di questa trilogia è che per ogni film Linklater racconta l'amore in un'età precisa. Quindi il primo film racconta l'amore dei 20 anni, quello trasognato, quello pieno di speranze, pieno di voglia di vivere, racconta l'amore dei 30 anni in un certo senso più adulto, più razionale, e poi arriva ai 40 anni, quando l'amore si è consolidato ed effettivamente si entra un po' nel giro della routine e si fanno anche dubbi non solo riguardo alla coppia, ma anche riguardo soprattutto se stessi e al fatto di temere che sia troppo tardi effettivamente gestire la propria esistenza, no? La classica crisi di mezza età. Il film Before Midnight è ovviamente molto bello, il mio preferito rimane il primo, però comunque quello che accomuna tutti e tre i film della serie è assolutamente l'arguzia nei dialoghi. I dialoghi sono molto spesso veramente appassionanti, anche perché sono film interamente costruiti sul dialogo e soprattutto nella caratterizzazione dei due personaggi principali e anche dalla recitazione superba dei due attori protagonisti. Un film invece abbastanza carino, io mi ricordo di averlo visto e che mi è piaciuto abbastanza, è Virgin Mountain. È un film islandese, è un classico film sui nerd, nel senso che il protagonista è un nerd sostanzialmente, non inteso come appassionato di tecnologia, ma proprio nerd nell'accezione in disagio con la società in generale. È un uomo che si sente un perdente effettivamente e che soprattutto soffre di una solitudine estrema che l'ha portato effettivamente alla socialità. Tuttavia anche i loser in un certo senso si possono innamorare o può accadere a loro qualcosa di bello. Diciamo che è una storia di redenzione, tra virgolette, ma molto delicata, di certo non all'americana, e soprattutto a questo approccio islandese nella messa in scena. Quindi immaginatevi comunque un ritmo abbastanza lento, inquadrature molto curate, fotografia super nordica, però è un film comunque delizioso, quindi potete dargli una chance. Poi invece, rimanendo nel territorio film un po' di carattere romantico veramente deliziosi, vale la pena assolutamente guardare il gioiellino Once. È un film indipendente irlandese che, diciamo, unisce la musica ai sentimenti, ma lo fa in modo delizioso, nel senso che non è uno di quei film romantici, anche perché non è romantico in toto, nel senso non è uno di quei film romantici melensi, è molto realistico, è molto diretto e soprattutto è estremamente verosimile. E proprio per questo, proprio perché è ben scritto, ben interpretato, è estremamente emozionante, quindi guardatelo. E l'ultimo film, invece decisamente più friccicariello, decisamente più frivolo, è assolutamente Kamikaze Girls, che vabbè io adoro, lo vedevo da ragazzino e deliravo. È un film giapponese, estremamente pop, colorato, divertente, una commedia un po' surreale, un po' grottesca, sull'incontro-scontro tra due ragazze che non potrebbero essere più diverse di così, nel senso che una fa la gothic lolita, appassionata di rococò, la moda, eccetera, e invece l'altra è una coatta, sostanzialmente. È una coatta, fa le corse clandestine in moto, sputa per terra. È un film sull'amicizia, ma soprattutto anche sul inseguire i propri sogni in un certo senso. Però prima di tutto è un insegnamento effettivo sul crescere a contatto anche con gli altri, creando un rapporto veramente speciale. Il regista è Tetsuya Nakashima, che ha realizzato diversi film di qualità giocando sempre su questo stile volontariamente esagerato e fumettoso, e ve lo consiglio, mi è piaciuto molto. E detto ciò, questi erano i 20 film da non perdere su Amazon Prime. Spero di avervi dato degli ottimi consigli. In caso, ditemi quali film avete già visto, se vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti, e quali vedrete. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!